Ciao a tutti, volevamo proporvi tre allenamenti da fare in 3 giorni della settimana, quelli che preferite voi. Adesso vi darò delle indicazioni sugli esercizi che avevamo pensato. Questo è il giorno 1 e l'esercizio occorre di 3 ostacoli e un canestro. Potete realizzare l'esercizio con quello che avete in casa, ovviamente. Gli ostacoli possono essere delle sedie, degli scatoloni, e il canestro può essere un canestro vero se lo avete, se siete fortunati, oppure come me io utilizzerò un portavaso, oppure potrebbe essere qualsiasi cesto che avete. Potrebbe essere quella da basket o una palla di gomma a piuma, e adesso vi farò vedere il primo esercizio. Per realizzare questo esercizio, l'importante del cambio di mano frontale è prendere spazio e spostarsi dall'ostacolo per poi ripartire più veloci e nell'ultimo ostacolo prendere la coordinazione per andare a concludere a canestro. Adesso vi proporrò una variante. La composizione dell'esercizio rimane uguale, cambia. Davanti all'ostacolo faremo un doppio cambio di mano e ripartiremo dallo stesso lato. Nel secondo esercizio metteremo 2 ostacoli e faremo un cambio di mano davanti a uno dei 2 ostacoli, per poi andare a concludere a canestro dal lato opposto. Qua l'importante è sempre il cambio di mano e il cambio di velocità dopo aver superato l'ostacolo. Mi raccomando, se concludiamo in terzo tempo, tenere 2 mani sulla palla e andare a concludere proteggendo il tiro, sia da sinistra che da destra. Mentre nell'ultimo esercizio del giorno, invece, vi proporrò una gara di tiro, dove ovviamente potete farla o contro un genitore o contro un fratello, altrimenti se non avete nessuno potete farla da soli, senza problemi. Si parte da sotto canestro, a un passo dal canestro. Sono pronto, in posizione, tiro, se realizzo il canestro faccio un passo indietro, faccio un altro tiro, se realizzo il canestro faccio un altro passo indietro e così via, fino a fare 6 passi per raggio. Per raggio intendo la posizione centrale, da posizione a sinistra del canestro e da posizione a destra del canestro. Si finisce l'esercizio quando si completano i 6 passi indietro per ogni raggio. Dopo vi manderò anche il foglio dove mi sono scritto gli esercizi, lì ci saranno tutte le ripetizioni e lo schemino e la spiegazione a lato.